Buonasera al nostro pubblico, al pubblico di Onda TV, il giovedì è di Onda Strike, per cui manteniamo questo nostro appuntamento che serve anche come uno spazio di intrattenimento per l'utenza. Saluto subito il nostro fedele opinionista in studio, Claudio Pacella. Buonasera Claudio, Buonasera Andrea, bentrovato. buonasera agli amici del giovedì. Allora, io partirei un po' dalla Coppa Italia che ci ha allietato in queste sere. Una classificata come coppa tra le minori, ma così non è perché vediamo molto pathos, molta energia in campo. Assolutamente. È la nostra coppa, insomma, lo dobbiamo dire. Certo è che si va a incastrare in un sistema già in affanno tra gli impegni delle squadre e poi, insomma, le misure per il contenimento del contagio. Vuol dire che aumentano gli Assolutamente. incontri, aumentano le Sì. gare. Era il caso di farla partire proprio adesso, Claudio, Bravo, bravo secondo te? Andrea. Innanzitutto diciamo che in questi 7 incontri, l'ultimo ci sarà proprio stasera a Roma-Lecce, ci sono stati, almeno questo è positivo, ben 25 gol, una media di 3,5 a gol. Però dicevi bene, perché è quasi un peso, direi, quasi un problema, perché sono d'accordissimo all'ampio turnover. Io anzi eviterei di far giocare proprio i titolari e metterei, questa è l'occasione, molti giovani della primavera, per esempio, proprio perché ci sono tutti incontri ravvicinati ogni 3 giorni e purtroppo gli infortuni sono all'ordine del giorno, proprio perché evidentemente tra la Coppa Italia e il campionato riapre la Champions, sono tutti incontri importanti e hai ragione a dire che effettivamente forse era il caso o di farla iniziare dopo, passato questo periodo, o trovare un'altra formula, insomma, per cercare di dare modo anche ai giocatori di fare una preparazione adeguata alla gara. Perché vedi, per esempio, l'infortunio ieri sera, dopo soli 4 minuti di Correa, che è del giocatore dell'Inter che rientrava, e questo è dovuto proprio a una preparazione accelerata per la partita. Ecco, prendo per esempio finale negli ultimi 8 giorni, Andrea, finale Supercoppa Inter-Juve 120 minuti, Certo. poi dopo 4 giorni a Bergamo con l'Atalanta, ieri sera ancora supplementare con l'Empoli 120 minuti, fra 3 giorni in campo. Cioè, ecco, io direi che stiamo un po' esagerando, evidentemente per motivi, non so, televisivi e economici, però è aperto bene la trasmissione dicendo che effettivamente c'è una difficoltà di tutte le Si può squadre, gestire di un po' tutte le tutto, squadre. sì. È una fase un po', è proprio questa fase della quarta ondata, ecco, fino Sì. a fine mese, quando si spera in un assestamento, adesso inserire la Coppa Italia Ma sì, anche perché ci sono delle squadre di difficoltà già per iniziare insomma, e giocare la domenica. la dice lunga, sì. Figuriamoci. Allora, intanto voltiamo pagina, vediamo che cosa succederà questo weekend con le nostre schermate settimanali, la prima come al solito dedicata, improntata tutta sulla Serie A, Claudio. Vediamo Sì. chi gioca con noi questa sera. Siamo alla quarta giornata di ritorno. Questa sera con noi c'è Marco, che salutiamo, e si giocherà venerdì, sabato e domenica. Inizia con Verona-Bologna 1x. Queste sono due belle realtà del nostro campionato, 30 punti il Verona, 27 il Bologna, sono in una posizione tranquilla. Bel Verona con il Sassuolo a Reggio Emilia 2-4 la vittoria, e sconfitta interna con il Napoli, qui ci stava la sconfitta per il Bologna. Io dico over 1,5, minimo 2 gol. Continua Marco, Genova-Udinese, gol. Posizione sempre più critica quella del Genova, ahimè, penultima a 12 punti. Un Udinese sì, a 23 leggermente meglio, però non benissimo nelle ultime gare. Io qui comunque vedo X2, ancora in difficoltà il Genova. Continua Marco, Inter-Venezia 1. Una gara ancora a rischio Covid, come avevi detto poc'anzi, Andrea, ed è vero perché il Venezia ha ben 8 giocatori. Secondo il nuovo regolamento, se da qui a sabato ci sarà un altro giocatore del Venezia, evidentemente questa gara Inter-Venezia non verrà disputata. È quart'ultima comunque il Venezia a 18 punti, e l'Inter è ancora una gara da vincere se veramente vuole mantenere la vetta. Io aggiungerei a Marco l'over, 1 più over. Poi c'è Lazio-Atalanta e Marco dice over, minimo 3 gol. È una gara che si prevede, secondo me, spettacolare, aperta a qualsiasi risultato. Squadre che segnano molto, 46 la Lazio, 44 l'Atalanta. Io aggiungerei anche qui il gol. Gol più over, una combo. Continua Marco, Cagliari-Fiorentina, gol. Altra gara importante per il Cagliari, se vuole uscire dalla zona retrocessione è a 16 punti, terz'ultima, ma con questa Fiorentina un osso duro, l'abbiamo visto anche con il 6-0 tennistico al Genova la scorsa settimana. Io qui la fisserei con l'X. Continua Marco, Napoli-Salernitana 1, derby campano di ritorno, dopo l'1-0 dell'andata, credo sia ormai per la Salernitana tempo di pensare già
all'anno prossimo è a 10 punti, ahimè, ultimo, e magari tentando subito la risalita in Serie A. Anch'io come Marco dico 1. Continua Spezia Sampdoria over. Torna Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, era stato allontanato nel 2019, era stato sulla panchina della Sampdoria per 3 anni, prende il posto di D'Aversa e con lo Spezia è già scontro diretto, 22 lo Spezia, 20 la Sampdoria, grande prestazione comunque, come avevamo detto, a Milano dello Spezia. Io ho ancora l'X. Torino-Sassuolo 1X, è in un buon momento il Torino. Ma sappiamo la forza del Sassuolo è imprevedibile, gara senza pressioni, ancora con l'X. Empoli-Roma, Marco dice 2. Gara direi quasi come Torino-Sassuolo, senza eccessive pressioni, aperta a qualsiasi risultato. Sappiamo la pericolosità dell'Empoli, ma la Roma deve cambiare passo, secondo me, se vuol raggiungere l'Europa. Io qui dico over. Chiude la schermata Marco. Milan-Juve, gol. Big match di questa quarta giornata. Tutte e due le squadre si giocano tanto, il Milan per restare agganciata al primo posto dell'Inter e la Juve per un posto in Champions. Comunque chiudo dicendo che in queste classiche non c'è mai un favorito. Io comunque vedo X2. Eh sì, classica, quindi Sì, non c'è una assolutamente. particolarità, ma vediamo però la schermata più insidiosa che, permettimi Claudio, resta quella dei risultati esatti. Qual è la Assolutamente. terna di Assolutamente questa sì, Andrea. settimana? Napoli-Salernitana ci dicono 3-1, Empoli-Roma di misura la Roma 1-2 e il big match 1-1. Io dico sì, Napoli vittorioso chiaramente 3-0, Empoli-Verona un gol in più alla Roma 1-3, Milan-Juve io dico ho messo X2 1-2 per la Beh, Juve. insomma, è sempre una gara Sì, attesa, quindi assolutamente, vedremo, la assolutamente. seguiremo. Prima di tornare su un caso nazionale, io definirei così, chiudiamo con la schermata dei Sì, marcatori, sì. gli amici potranno vedere Immobile, Vlahovic, Fabian Ruiz, Scamacca, Zaniolo, Messias. Io direi quasi tutti ottimi calciatori. Un punto interrogativo solo a Messias e Immobile, per il resto sì, possono andare a segno tutti e quattro. Allora, torniamo in studio, le considerazioni finali, perché dicevo caso nazionale? Perché si Sì. continua a parlare, a tenere banco un po' gli strascichi di Milan Spezia, questo direttore di gara reo di aver insomma fischiato anzitempo, ma soprattutto reo di aver inquinato, attenzione, l'intero campionato. Ma è possibile, No, Cla? questo mi sembra esagerato, non me ne vogliono i tifosi del Milan, ma i giornali, insomma, devono vendere. Io non direi per una gara, per un errore che si può commettere, che succede quasi ogni domenica, anche a centrocampo si fa un fallo, l'arbitro non lascia magari proseguire l'azione, il giocatore stava per andare in porta. Qui che cosa è successo? Un po' l'inesperienza di questo arbitro, un po' perché la preparazione a queste azioni ti devono permettere di aspettare qualche secondo prima di fischiare. Ecco, è vero che la palla andava verso il giocatore del Milan Messias che poi ha segnato, però quando c'è il fischio dell'arbitro, il gioco diciamo interrotto, tutto ciò che avviene dopo non può essere reputato come gol effettivamente. Poi abbiamo visto che l'arbitro ha alzato anche le mani, infatti Serra al contrario si legge Arres, infatti lui quasi Arres. come una resa si è arreso ai giocatori del Milan, però insomma mi sembra esagerato Meno male adesso. che ce l'è, se non ce l'ha te, altrimenti era un po' una Esatto. prospettiva diversa. Bravo. Però ecco, mi sembra esagerato. Ah sì, sbagliato, però diciamo anche effettivamente che il Milan ha giocato male, non sta giocando bene, evidentemente poi la beffa è arrivata al gol dello Spezia, perché Beh, magari se la partita sono fosse episodi finita. che fanno parlare, fa Sì, parte dell'opinione, della sì. cronaca. Certo, dire che insomma condizionato può dare un'altra No, 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 traiettoria al no. campionato, Non ce ne credo, passa. non Ce ne credo. passa, però No. andava toccato O questo magari argomento. fosse finita 1-1. Perché poi c'è stato il gol dello Spezia dopo 1 minuto, ecco qui che i tifosi del Milan chiaramente si sono arrabbiati Certo. davvero. Però ecco, ci possono stare questi errori. Grazie Allora, grazie anche per questa sera, Claudio Andrea, Pacella, grazie agli grazie. amici del giovedì. Che ritroveremo ovviamente giovedì prossimo su Onda TV, canale 18, Rete Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.